Onore il nome dello spettacolo di Michele Placido in programma all'interno della Basilica di San Mauro a Casoria. Lo spettacolo è un viaggio tra le più belle pagine della poesia e del teatro e sarà lei a portare per mano il pubblico in questo viaggio. Beh, veramente siamo in tre. E poi siamo in tre, ci sono due bravissimi musicisti Antonio Saturno e Gianluigi Esposito e siamo noi che Faremo la serata, diciamo. Ecco. Lei è interpreta Dante Neruda, Montale, D'Annunzio, ma c'è tanta Napoli. Tanta, tanta musica napoletana, perché è dedicato soprattutto alla cultura napoletana questo spettacolo. In questa occasione il palcoscenico è una chiesa. Lei, per le riprese del suo film di guerra regista L'ombra di Caravaggio, ha avuto modo di lavorare all'interno di tante chiese napoletane dove c'è un patrimonio enorme storico e culturale. Sì, è vero. Poi io. Ho studiato da sacerdote, sono stato in un collegio, caro sindaco, per tanti anni. La Chiesa è la, rappresenta la nostra cultura, non è soltanto un fatto religioso, è un fatto proprio culturale, questo è che non bisogna dimenticare, perché la Chiesa è aperta a tutti, a chi crede, a chi non crede, chi, perché io in questi mesi mi sono deliziato a visitare alcune chiese qui della provincia. Dove veramente ho goduto dei presepi, perché il presepi è una cosa che fa parte della mia cultura, ecco. E le chiese napoletane sono una meraviglia. In occasione della presentazione del film, lei però ha pronunciato una frase che ci ha riempito di orgoglio a noi napoletani. Lei ha detto da Pugliese considera Napoli una capitale. Beh, lo è ancora tuttora, probabilmente. Nel senso Napoli è una capitale, non è che la capitale. La, la, la decisa, la storia a seconda degli avvenimenti politici, ma Napoli è stata capitale prima ancora di Roma, prima ancora di Torino e prima per noi del sud e lo è tuttora. E, e questo non è, che mi... è un fatto naturale. Napoli per me rappresenta la mia infanzia, la mia adolescenza, quando io venivo qui a Napoli e quando venivamo, venivamo tutta la famiglia a vedere Edoardo De Filippo. Ho detto tutto. Sindaco, lo spettacolo si chiama Serata d'onore. Diciamo, è un onore di noi casoriani avere qui Michele Placido. È un onore per la nostra comunità poter vivere uh, questa esperienza stasera con il maestro Michele Placido in un contesto bello che torna a vivere... Uh, Diciamo, a distanza di, di anni con un evento così, così importante, così bello, che riaccende anche le speranze eh, in questa comunità un po' spenta da anni, partendo dal centro storico di questa città abbandonato da, da, da tanto tempo e quindi per noi ripartire quest'anno con il maestro Michele Placido in questa, da questa chiesa è un momento di, di ripartenza, è l'inizio anche di un cammino che abbiamo eh, avviato e che vedrà anche degli interventi eh, di rigenerazione urbana quindi, eh, che, che riguarderanno proprio questa parte della città. Assessore, questa serata rappresenta un grande slancio per tutte le attività culturali di Casoria. E un grande slancio per la città di Casoria, ma per tutta l'area metropolitana di Napoli. Stasera abbiamo l'onore di avere con noi il maestro e il regista internazionale Michele Placido, per la prima volta qui a Casoria. E dopo lo porteremo anche a visitare la nostra bellissima basilica e la nostra Arciconfraternita perché. Arte, cultura, recitazione e un unicum tutti insieme per dare nuovo slancio alle nostre città.